Ciao a tutti e bentornati in Tessila News. Quest'oggi parliamo di semplicità, che non vuol dire per forza banalità, ma anzi sicurezza, in questo caso anche candore, delicatezza, insomma un mix che vi permetterà di realizzare qualcosa di unico e che possa davvero durare in eterno. Quest'oggi parliamo del Donny. Vediamolo nel dettaglio. Eccolo qui il nostro Donny 100% cotone, che si presenta così, vedete, in un formato davvero molto compatto da 100 grammi per circa 250 metri di lunghezza, per il quale consigliamo o l'utilizzo dell'uncinetto 3-4 oppure dei ferri 4-5. Veniamo a quelli che sono i consigli pratici, quindi del lavaggio e del post lavaggio. Sicuramente il consiglio principale è quello di lavarlo ad una temperatura non superiore ai 40 gradi. Poi riporlo ad asciugare lontano da fonti di calore eccessive e quindi non inserirlo all'interno di un'asciugatrice. È possibile stirarlo ad una temperatura fino a 150 gradi. Non è possibile candeggiare e è possibile utilizzare tutti i solventi, eccezion fatta il famoso tetracloretilene. Come lo vedete è proprio così che si presenta, in un formato davvero molto compatto, molto morbido, la naturalezza si sente proprio al tatto, un effetto davvero setoso. Poi oltretutto ha questa bellissima capacità che sicuramente aiuterà chiunque nella lavorazione. Vedete qui questo simbolo che ovviamente dimostra, oltre al nostro marchio Tessiland, anche il fatto che il Donny sia comunque un prodotto 100%, insomma, made in Italy. Questo però adesivo messo qui non è certamente casuale, perché tirandolo vi sarà possibile trovare quello che insomma è il verso giusto della lavorazione, pertanto potrà di conseguenza anche la lavorazione avvenire in maniera sicuramente molto più semplice e molto più scorrevole. Vale davvero la pena toccarlo, credetemi, perché è davvero molto molto morbido. Adesso vediamo quelle che sono le colorazioni che presenta il Donny. Sono tante e sono una più bella dell'altra, ma molto molto delicate, le guardate adesso. Allora, questa che abbiamo visto finora è la variante perla. Eccola qui. Poi proseguiamo con il bianco. Eccolo. Poi abbiamo ancora il beige. Poi ancora il rosa carne. Eccolo. E invece questo è il rosa baby. Eccolo qui. Poi proseguiamo con il rosso, molto molto bello. Andiamo avanti con il panna. Proseguiamo adesso invece con l'azzurro, delicatissimo azzurro. E poi ancora abbiamo questo che è l'avio, eccolo qui, molto bello, da non confondere con il blu che vedete è decisamente molto più scuro, eccolo qui, e questo invece è il nero, eccolo qui. E terminiamo invece con un bel colore acceso che è il seguente, il giallo. Eccolo qui, in tutto il suo splendore e la sua semplicità, il Donny. Lo avete visto, come vi ho detto prima, semplice. E se ho utilizzato questo aggettivo non è sicuramente casuale. L'ho utilizzato infatti perché anche le persone più inesperte
potranno utilizzare questo filato e potranno realizzare qualcosa che sia per se stesse o per gli altri, perché scivola, poi oltretutto è ritorto, quindi questo consentirà anche alle persone, come abbiamo detto prima, inesperte o comunque anche ai mancini, di non incontrare un filato che si sfibri, perché è davvero molto resistente, scorre perfettamente, quindi non vi resta che adoperarlo. Per cosa? Gli usi sono molteplici, ci sono alcuni colori come il rosa baby o l'azzurro o anche il perla che richiamano magari le prime cose a cui pensiamo è qualcosa di delicato per i bambini, quindi pensate ad una bellissima copertina da utilizzare con il quale avvolgere una meravigliosa creatura durante le stagioni estive o primaverili. O ancora pensiamo a qualcosa anche per noi adulti, quindi ben venga un bel vestito, magari un mix di colori per dare un tono in più da poter indossare e uscire per prendere una boccata d'aria, o ancora un cardigan o una bella stola per coprirci, insomma, dai primi venti, insomma, che vedremo e affronteremo sicuramente durante appunto le stagioni un po' più calde. Davvero il Donny è una garanzia, garanzia appunto made in Italy, lo ripetiamo, garanzia di sicurezza, di semplicità, e quindi insomma ecco, sicuramente un filato che non potrà mancare nel vostro archivio Tessiland. Io vi ringrazio per averci seguito, vi do appuntamento al prossimo articolo e ovviamente vi ricordo come sempre di iscrivervi sul nostro canale YouTube e di attivare quella campanella. E adesso vi saluto.